Sì, effettivamente già dall'ultima settimana di luglio abbiamo, così come avevamo garantito nei mesi scorsi, abbiamo sistemato un sistema meccanico di controllo della parte degli immobili che erano stati oggetto dello sgruttamento nell'agosto del 2018 e in questo momento stiamo sistemando l'ultimo sensore a circa 30 metri di profondità, un sensore che ci dirà, insieme agli altri 20 già predisposti nelle settimane scorse, che ci dirà in tempo reale ogni 6 ore quelli che potrebbero essere eventuali movimenti del sottosuolo per l'appunto degli stessi immobili. Al momento non ci sono preoccupazioni da portare avanti e da sollevare, ma sempre per il principio di precauzione, noi per avere da qui a 10 mesi dei dati tecnici e scientifici che ci diranno anche come intervenire in una progettualità più completa, ecco, per il principio di precauzione, dicevo, stiamo continuando con il sistema di monitoraggio. A settembre, dopo che sarà passato il periodo estivo e dopo che si saranno concluse anche le festività, procederemo a una seconda fase nella quale sistemeremo ulteriori apparecchi e sensori sul lato della zona dei portici, sugli immobili dei portici e nel sottosuolo dello stesso corso.